Per cui Urvasia e Gilgamesh ricorrono nei suoi quadri, sono due figure magnifiche che sono accoppiate, c'è cioè, veramente questo aspetto anche molto, molto bello, molto romantico della pittura di Gino Dominicis, queste due figure emblematiche, straordinarie, sì, sono sempre accostate, attraverso più che una pittura forse un disegno. Gino recupera un'idea della pittura, del disegno rinascimentale, per cui dipinge dei volti straordinari che sembrano veramente il prodotto di un artista del Rinascimento. Sono delle cose che ricordano Antonello da Messina, veramente un tratto, una mano straordinaria, insomma, molto sintetici, c'è un'idea sempre di linea che ricorre, una linea ininterrotta. Ma Gilgamesh e Urvasia in realtà compaiono in questo primissimo collage di Gino De Dominicis del 1969, per cui realizzato 10-12 anni prima che ricominciasse a dipingere, perché aveva dipinto da bambino, e rappresentano per cui nell'immaginario cosmogonico di Gino De Dominicis un'idea di originarietà, cioè un luogo dove esiste il concetto di bellezza assoluta e di immortalità, per cui sono i riferimenti diretti, iconografici di questa sua concezione di base, della concezione di base del suo lavoro, perché veramente tutto il lavoro, anche quello pittorico, è così, è dedicato, è destinato all'idea di questa, della costruzione di un corpus di opere immortali, fondamentalmente. E l'aneddoto sulla preconizzazione della propria morte? Sì, Gino era anche lui, appunto sempre come Carlo Mollino, forse bisognerebbe scrivere una cosa su questo, viveva come un aristocratico, in realtà veniva da famiglia semplice delle Marche, ma a Roma, perché poi in realtà non è stato un artista outsider, i collezionisti lo rincorrevano e pagavano cash il suo lavoro, per cui lui ha vissuto sempre come un principe fondamentalmente, viveva in questo palazzo romano del Cinquecento magnifico, con una corte di donne molto belle, che erano un po' le sue vestali, così, anche con una corte un po' medievale di pagliacci, di saltimbanco, di personaggi che cercavano di rubargli qualcosa, ma lui insomma, adorava vivere con questa corte e fare giochi di prestigio, un'altra cosa interessante del lavoro di Gino De Dominicis. Lui dice: l'artista è un prestigiatore che deve stupire se stesso e il pubblico e deve inventare, no, delle cose, per cui con questi giochi di prestigio impressionava il suo pubblico in questo magnifico palazzo romano. Che succede? Siamo in questo palazzo nel 98 e Gino De Dominicis comincia a girare per Roma cercando una pistola, ovviamente nessuno gli dà una pistola. Tra l'altro girava per Roma sempre smoking elegantissimo con il papillon eccetera e con una bellissima Jaguar e nessuno gli dona questa pistola. Lui va, compra una pagina pubblicitaria di una rivista mensile non troppo importante, non ricordo se fosse l'Antiquario, una cosa così, e compra la pubblicità della sua morte, che annuncia la sua morte. Torna a casa, manda via tutte tutte queste ragazze, insomma, che facevano un po' le sue assistenti, e quindi rimane da solo nel palazzo, si dedica alla distruzione minuziosa e capillare del proprio archivio, per cui distrugge fotografie, diapositive, distrugge documenti, lettere, voleva che le sue opere non avessero data, fondamentalmente, che così vivessero in un iperuranio poi, cioè lui ha predisposto l'impossibilità di fare un catalogo ragionato del suo lavoro, insomma, che infatti manca, per cui distrugge tutte le sue opere e poi si reca, va nella camera da letto, si stende sul letto e muore. Causa della morte? Non è stata fatta un'autopsia, non conosciamo la causa della sua morte. Lascia un manoscritto nel quale chiede ad alcuni assistenti di distruggere una serie di opere, anzi, perché prima di recarsi sul letto e morire distrugge, cioè dipinge di nero una decina di quadri che non aveva finito, perché tornava continuamente sui quadri Gino, spesso li vendeva, poi chiamava il collezionista dopo un anno, lo convinceva a farsi riportare il lavoro, glielo ripagava e poi lo completava oppure lo distruggeva. Infatti lui diceva: spesso per vivere purtroppo gli artisti hanno bisogno di vendere le proprie opere, se io potessi non le venderei, e ho sempre sperato di non diventare un grande artista perché altrimenti non avrei la possibilità economica di ricomprarmi tutti i miei lavori, insomma, questa
tre cose. E tra l'altro è una specie di apologo sull'economia del sistema dell'arte, formidabile questo. Sì, esattamente. È che come Crono che mangia i suoi figli attraverso la liquidità che genera. Certo.